Poiché molte persone si sono lamentate della lunghezza del documentario dal titolo I più grandi esperimenti laser della storia, ho deciso di accorciarlo inserendo i sette esperimenti in un video di 16 minuti. Spero troviate 16 minuti per guardarlo. Il link del documentario completo è nella descrizione. Non scordate di mettere mi piace e iscrivetevi, ma soprattutto non dimenticate di condividere i due video con tutti quelli che conoscete. YouTube non lo farà mai per noi. C'è stato bisogno di molto lavoro e impegno per questi esperimenti e condensarli in un solo video. Merita di diventare virale. Decidi tu. Le misurazioni laser Fécor sul lago Balaton 2018. Gennaio 2018 pre-test. Fécor si è impegnato fino a tarda notte per vedere come si potesse eseguire il test. Il pretest è stato fatto in condizioni climatiche davvero avverse, con temperature sotto lo zero. Comunque, è stata un'esperienza molto stimolante in quanto gli osservatori sono stati in grado di vedere il laser da una distanza incredibile di 21 km a occhio nudo. Il momento in cui è stato ripreso dalla fotocamera di Sandor era una chiara indicazione della mancanza di convessità della superficie dell'acqua. Prima misura. Il 22 febbraio 2018 alle 22:44 il puntatore laser blu era a 1,5 m o 4,92 piedi sopra la superficie dell'acqua. La fotocamera di Karen era a 1,6 metri o 5,25 piedi sopra la superficie dell'acqua ad una distanza di 12 km o 7,46 miglia. Dal calcolo della distanza di 12 km basato sul modello delle coordinate geografiche risulta un'altezza nascosta dell'obiettivo di 4,56 metri o 14,96 piedi. La temperatura del lago era di 2 gradi centigradi e la temperatura dell'aria sul lago era di 3 gradi centigradi. Le condizioni ambientali hanno mostrato che gli indici di rifrazione erano più o meno gli stessi sulle due sponde del lago dove erano posizionate le squadre. La differenza di temperatura era marginale, sia verticalmente sia tra i due lati della misurazione. La differenza di umidità e temperatura tra l'altezza del laser e l'altezza della fotocamera era insignificante. Fécor ha concluso che i gradienti sopra il lago non hanno causato alcuna rifrazione significativa del raggio laser. Per raggiungere la massima precisione si deve tener conto di tutte le correzioni possibili per il geode WGS84 e calcolare l'ellissoide medio a livello del mare, l'ondulazione del geode e le correzioni di rifrazione per ogni misurazione. L'altezza del puntatore laser era di 1,5 metri e l'altezza della posizione di osservazione era di 1,6 metri. La mappa del geode WGS84 mostra un'ondulazione del geode di 0,129 metri su entrambi i lati della misurazione, il che significa che non vi è alcuna differenza significativa nell'ondulazione del geode stesso. I dati di misurazione TLT mostrano che mancavano almeno 2,96 metri di curvatura sulla distanza totale di 12 km sulla superficie del lago Balaton. C'è anche la possibilità di un'anomalia geopotenziale locale, ma la mappa dell'ondulazione WGS mostra chiaramente che non è stato così. Seconda misurazione. Il 26 febbraio 2018 alle ore 20 il laser blu è stato posto sul treppiede a 2,2 metri o 7,2 piedi sopra la superficie del lago Balaton Villagos. La sorgente del raggio si vedeva da Kofok a 12 km o 7,46 miglia di distanza a 1,6 metri sopra il lago. Il motivo per cui ho il telefono è per mostrare tutti questo. Questi sono i 12 km di oggi. Questo è tutto ciò che ha valore per me, per noi. Sì, certo, per noi. Voglio solo aggiungere che penso sia stato un lavoro brillante con voi ragazzi, ed è stato veramente freddo ed un duro lavoro e come ha detto Karen, molto più difficile di quanto immaginassi. Le due misurazioni effettuate sul lago Balaton hanno mostrato che sulla distanza di 12 km la superficie del lago non era conforme al modello geoide WGS84.
le misurazioni dell'Alago Yesel, Paesi Bassi. Dopo le due misurazioni di FECOR sul lago Balaton, sono state eseguite 5 misurazioni TLT sul lago Yesel. Terza misurazione, lago Yesel, target 1. L'8 aprile 2018, all'una del mattino, il laser blu era stato posto a 2,85 metri o 9,35 piedi sopra la superficie del lago. Il bersaglio si riusciva a vedere da una posizione di 21,26 km o 13,21 miglia ad un'altezza di 1,2 metri o 3,94 piedi sopra la superficie del lago. Ci sono voluti meno di 60 secondi per vedere la sorgente del laser nella posizione di destinazione. Okay, yeah, we can see it really well there. Do you see the reflection in the water? I'm going to zoom out. Yes, we do. Yes, we do. Look at that. Wow. Oh, man, that is irrefutable. Awesome. Oh, I can watch this all day, you know? This is awesome. Yeah, this is really awesome. Yeah, look at that reflection. That reflection absolutely caps it. Yeah. That caps it. That annihilates any possibility of it being refracted, and that also annihilates any possibility of any convexity. Yeah. I mean, you cannot track it with being curved. I calcoli da 21,26 km basati sul modello GeoGe WGS24 hanno dimostrato che non esiste un'altezza nascosta del bersaglio per la misurazione 3 Lago Lesser, target 1, di 18,18 metri o 59,6 piedi. L'altezza della fotocamera era di 1,2 metri. Il modello GeoGe WGS84 differiva di 16,98 metri in questa misurazione, il che significava che il 93% dell'altezza nascosta del bersaglio era visibile. La temperatura del lago era 7,6 gradi Celsius o 45,7 gradi Fahrenheit e la temperatura dell'aria era di 10,8 gradi Celsius o 46,4 gradi Fahrenheit sopra il lago. Le condizioni ambientali hanno mostrato che gli indici di rifrazione erano più o meno gli stessi su entrambe le sponde del lago. I calcoli TLT tengono conto di eventuali variazioni nei dati registrati, dei parametri dei dati e dei dati del costrutto matematico WGS84. Sia il target che la posizione del laser sono a 0 metri sul livello medio del mare. La mappa di ondulazione del geode WGS84 mostra una differenza di altezza marginale di 23 cm, o 9 pollici, nelle due posizioni. Quarta misurazione. L'8 aprile 2018 alle 3 del mattino il laser blu è stato posizionato a 2,85 metri o 9,35 piedi sopra la superficie del lago. Si è potuto vedere dalla posizione 2 a 28,68 km o 17,82 miglia di distanza ad un'altezza di 0,85 metri o 2,79 piedi sopra la superficie del lago. Ok, check this out, brothers and sisters. 28 km in your face. Wow. Wow. Awesome. That is awesome. My camera is 85 centimeters above sea level. Look at that. That's amazing. You can see it reflecting off the lake water. Yeah. That's astounding. That's the nail in the coffin. Yes, it is. Oh, this is so great, boss. It's really awesome. I calcoli di 28,68 km basati sul modello GeoGe WGS84 hanno prodotto un'altezza nascosta del target per la misurazione 4 posizione target 2 del lago Yesel di 40,21 metri o 131,9 piedi. Il costrutto matematico WGS84 differiva di 39,36 metri in questa misurazione, il che significava che il 98% del target, l'altezza nascosta, era visibile. Le misurazioni dei 40 km sono state programmate per il periodo dal 20 al 22 aprile per i membri del FECOR dai Paesi Bassi, Stati Uniti, Ungheria e Spagna il 20 aprile a Incontreisen, Paesi Bassi, per l'osservazione laser sull'acqua alla distanza più lunga nella storia. Il team ha allestito il posizionamento del laser blu nella posizione di riferimento che è stata impostata a 18,7 km rispetto al target 3. Purtroppo il tempo non è stato favorevole per la squadra durante la prima notte. L'umidità era così alta che ha ridotto la visibilità oscurando il laser, rendendo impossibile qualsiasi misurazione.
La seconda notte del 21 aprile l'umidità era abbastanza bassa, così il team ha localizzato il laser nella posizione di riferimento iniziale del target 3. Abbiamo appena parcheggiato e sembra che passeremo la notte qui. Quindi passeremo l'intera notte a cercare il laser. Hanno calibrato il sistema GPS TLT ed eseguito la misurazione 5 alle 12 del mattino del 22 aprile. Misura 5, lago Eisel Target 3. Il 22 aprile 2018 alle 12 il laser blu è stato posizionato a 2,92 metri o 9,58 piedi sopra la superficie del lago. Si è visto nella posizione target 3 a 18,73 km o 11,64 miglia di distanza ad un'altezza di 1,6 metri o 5,25 piedi sopra la superficie del lago. Dal calcolo di 18,73 km basato sul modello Geodie WGS84 risulta un'altezza nascosta dell'obiettivo per la misurazione 5, posizione dell'obiettivo del lago 3 di 12,504 metri o 41,02 piedi. Per la misura 5 il costrutto matematico WGS84 differiva di 10,904 metri, il che significava che l'85% dell'altezza nascosta del bersaglio era visibile. FECOR ha esaminato gli effetti della rifrazione attraverso i gradienti dell'aria regolando il fascio verticalmente. Si è concluso che, con le attuali condizioni ambientali alla misura 5, il fascio è stato rifratto verso il basso per un massimo di un centesimo di millimetro. Misura 6, lago Eisel obiettivo 4. Il 22 aprile 2018 alle 2:19 del mattino, il laser blu era sistemato ad un'altezza di 2,92 metri o 9,58 piedi sopra la superficie del lago. È stato visto dalla posizione del bersaglio 4 a 40,14 km o 24,94 miglia di distanza ad un'altezza di 1,5 metri o 4,92 piedi sopra la superficie del lago. I calcoli di 40,14 km basati sul modello Geodie WGS84 indicano un'altezza nascosta del target di 90,81 metri o 297,33 piedi per la misurazione 6 del lago Eisel Target 4. Il costrutto matematico WGS84 differiva di 89,31 metri con questa misurazione, il che significa che il 98% dell'altezza nascosta del bersaglio era visibile. Ieri abbiamo avuto un po' di sfortuna perché il fascio di luce non era visibilmente così buono. Con la telecamera potevamo sicuramente vederlo ad occhio nudo, ma per riprenderlo con la telecamera è stato davvero difficile. Quindi abbiamo aggiustato alcune cose e oggi ci aspettiamo dei risultati veramente migliori. Yeah, but the intensity is going down. Yeah, that's going way down. Okay, just put it one step up there. One more? Put the steps. Wow! Put the steps on. I think I just caught that. 250,000. One more. Almost 16,000. One more. Okay. Yeah, one more. Maybe one more. You got it? I could tell I was looking right at it. Four down. Down? Yep. It's going up. Get one now. It's one up. FECOR ha esaminato gli effetti della rifrazione attraverso gradienti nell'aria, regolando il fascio verticalmente. Si è concluso che con le attuali condizioni ambientali alla misura 6 il fascio era rifratto verso il basso di un massimo di 0,064 mm. Misura 7, lago Eisel Target 4. 22 aprile 2018 alle 23:20. Il laser blu è stato sistemato a 2,92 metri o 9,58 piedi sopra la superficie del lago.
È stato visto nella posizione 4 del bersaglio a 40,14 km o 24,94 miglia di distanza ad un'altezza di 1,5 metri o 4,92 piedi sopra la superficie del lago. I parametri e il risultato della misura 7 erano gli stessi della notte precedente. L'unica differenza era la rifrazione massima di 0,133 mm causata dalle condizioni ambientali leggermente diverse. Gli osservatori non avrebbero dovuto vedere il laser a un'altezza inferiore a 89,3 metri o 293 piedi, ma il raggio è stato registrato da un'altezza di 1,5 metri o 4,92 piedi. Laser down. Going down. Zach, you want to record something as you can? I don't know what you're doing. I'm trying to record something. Okay, he's still coming down? Yep. Okay, stop. Go back up a little bit. Conclusioni. I risultati delle sette misurazioni TLT indicano che questi due laghi non sono conformi al costrutto matematico WGS84 e che mancano della convessità prevista. I risultati dei test concordano con l'analisi delle sorgenti d'aria. In sintesi, i risultati dei test delle superfici lacustri erano più o meno 0,2 metri e la precisione relativa era entro l'1%. In conclusione, le misurazioni TLT hanno soddisfatto la precisione dei requisiti di progettazione dell'esperimento e hanno fornito il risultato definitivo finale.